Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi vi voglio parlare degli orologi visti a Sanremo nella seconda serata. Ho già fatto un primo video che magari vi lascio qui in descrizione e qui anche in evidenza, così che possiate andare a recuperarlo. Sì, perché ci sono delle novità dalla prima giornata. Alcune persone hanno cambiato l'orologio, altre invece non c'erano e quindi iniziamo subito da Dargen D'Amico, giudice di X Factor, oltre che famoso rapper, ha deciso di mostrare un secondo orologio, un altro Swatch What If. Già ieri aveva mostrato un orologio di questa collezione, che ricordo essere una collezione realizzata da poco da Swatch, per mostrare quali orologi potevano diventare iconici al posto dello Swatch che tutti noi conosciamo. Quindi questo What If, cosa sarebbe successo se? Nella prima serata del festival ha mostrato una colorazione rosa che però non era presente sul sito, non è presente sul sito. Ieri, ancora più evidente, una versione gialla, e allora rosa e giallo saranno sicuramente nuovi colori che vedremo, e magari non sono gli ultimi, di questa collezione di Swatch, che ha un prezzo di 110 euro, a meno che non vengano realizzate queste colorazioni con qualche tecnologia diversa, come quella già presente sugli Swatch, per fare ad esempio i pagamenti. Allora, in quel caso mi aspetto che il prezzo cambi. Se invece resta una conformazione più normale, classica, in bioceramica, il prezzo è 110 euro. Bella operazione da parte di Swatch. Andando avanti e alzandoci leggermente, torniamo sul rapper Geolier, napoletano, che già nella prima serata aveva sfoggiato un orologio, un Rolex dei Just, molto 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 bello e anche molto costoso, in platino, e ci aveva fatto capire che insomma gli orologi sono qualcosa, un accessorio che apprezza. Ebbene, ha fatto ancora un salto, se possiamo dire, di qualità o comunque di costo, passando da Rolex a Patek Philippe. In particolare credo che indossasse un Patek Philippe Nautilus 5980, una referenza molto particolare, molto prestigiosa. Anche qui, quando si tratta di referenze come questa, preferisco dare un prezzo indicativo, parliamo di almeno 100.000 euro di orologio. Ovviamente ci può essere quello a 90, quello a 110, 130, però giusto per darvi un ingombro, un'idea di quello che può essere il costo, una referenza molto molto particolare che ci fa capire come davvero il rapper, come dire, due soldini li stia mettendo da parte con la sua carriera. Non è un caso che nel 2023 è stato l'artista più venduto in Italia, e quindi insomma le cose gli stanno andando bene. Proseguendo, passiamo ai The Colors, quindi sempre zona campagna se non ricordo male, e Stash dei The Colors, che all'anagrafe si chiama tra l'altro Antonio Fior di Spino, indossa un Rolex Oyster Perpetual da 41 mm con il Blue Bubble Dial. In particolare parliamo quindi di una referenza che è la 124-300, che è stata presentata nel 2023, da subito da quando è stata presentata è stata consegnata, anche non in maniera così frequente, a molti concessionari, l'ha fatta diventare, oserei dire, abbastanza rara, comunque non di facile reperimento, e di conseguenza parliamo di una referenza che anche qui può stare tra i 20-30.000 euro, poi dipende dal momento storico in cui l'orologio uno lo vuole acquistare e quant'altro. Quindi se uno se lo vuole comprare pronta consegna, insomma, deve spendere qualcosina in più. E poi bonus track, Paul Newman, Rolex, referenza 62-63, forse la MK2, una referenza da 220.000 euro. Da chi era indossata? Beh, era indossata molto probabilmente da Bob Sinclair, che sappiamo essere possessore di questa referenza. Non si vede benissimo nel video che ha realizzato mentre si trovava nella Costa Crociere, mentre faceva vedere una sua esibizione, però sapendo che lui ha questa referenza molto particolare e molto apprezzata dai collezionisti di tutto il mondo, molto probabilmente aveva proprio quella. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, fai un bel like e iscriviti a questo canale. Qui si parla di orologi, anche a Sanremo.